vita si misura anche dalla qualità ambientale e la sicurezza è un tema che si interseca anche con questo. Io credo che avere presente la responsabilità di un sindaco nel tema della sicurezza ambientale e della salute sia un elemento importante perché rappresenta per i propri cittadini un punto di riferimento fondamentale. Certo, il sindaco ha una responsabilità più ampia, 360 gradi, quindi tutti i temi che abbiamo visto in campagna elettorale sono tutti temi ai quali un sindaco dovrà cercare di dare risposta. Tra questi sicuramente ci sono i temi ambientali, che stanno a cuore in particolare per il tema dell'aria, il tema dell'acqua, ed è una realtà che preoccupa, il nostro è un sistema che è arrivato a un punto di criticità. Ma io credo che si possa e si debba affrontare questo tema con grande attenzione, con grande serietà, con coerenza, avendo il coraggio di affrontare tutti i temi, anche più spinosi, come quelli dei rifiuti, guardando in faccia la realtà e confrontandosi in modo trasparente e aperto. Poi è chiaro, alla fine bisogna decidere e bisogna prendersi anche delle responsabilità. Questo è il ruolo di chi amministra, ma deve avere sempre a riferimento l'interesse generale. Grazie Bernazzoli, tra poco affronteremo il tema chiave. Pizzarotti, nella sua agenda la voce ambiente che cosa c'è? Ho visto tanti riferimenti, soprattutto alla Food Valley. Noi qui abbiamo una agroindustria che è trainante, fondamentale. Lei converrà con noi che va sostenuta, che rappresenta un valore e che questo valore va salvaguardato soprattutto all'insegna della salubrità ambientale. Innanzitutto buonasera a tutti, ma assolutamente che va salvaguardata, adesso vi lascio finire, assolutamente va salvaguardata e ognuno si porta la carta che si merita, no? Cioè, giusto, ieri sera eravate in un po' voi, stasera siamo in un po' noi, ognuno deve, penso, salvaguardare. Diciamo basta, perché siamo qua per parlare, per cercare, io spero, di chiarire questo snodo fondamentale che è stato della campagna elettorale e anche del futuro di Parma. Quindi, come dire, applaudete in fondo, ma facciamo un applauso unico alla fine di ogni risposta. Esatto, esatto, così riusciamo a parlare meglio. Allora, fondamentale, e come si può pensare di salvaguardarlo costruendo un inceneritore all'interno di questo contesto? Io penso che il risalto che ci hanno dato i media in questo periodo, ormai tutta l'Italia, se non tutta l'Europa, sa che stiamo costruendo un inceneritore in uno dei posti più sbagliati, riteniamo, in cui costruirlo. Ma faccio un passo indietro, che rispetto alla presentazione che abbiamo visto adesso, rispetto a tutto il progetto che porta avanti da anni il GCR, che noi sposiamo completamente, soprattutto per il fatto che ci dimostra che è possibile avere una piccola parte di residuo rispetto a quello che sono la quantità di ceneri. Quindi noi da sempre ci sentiamo di dire che sposiamo quello che è il progetto del GCR. E se tante volte nei nostri confronti abbiamo parlato di dati, di numeri, di visioni diverse di quello che deve essere la gestione della risorsa rifiuto, cominciamo a chiamarla anche in un modo diverso, mi sentirei di chiedere, alla luce dei dati che abbiamo visto, come ti senti, dico vi sentite, di obiettare a questi dati che ci sono stati forniti da studiosi, scienziati, ricercatori, che ci hanno dimostrato numeri alla mano, con delle realtà italiane e europee, che si può fare in un modo diverso. Quello che serve è la volontà. In questa settimana quello che ho sentito è che noi faremo chiudere l'IREN, noi manderemo in mezzo alla strada tanti lavoratori. Ovviamente nessuno, voglio dire, questa è un'affermazione, io penso, anche terroristica in questo senso, nessuno vuole mandare in mezzo alla strada nessuno. Noi vogliamo parlare, trovare una soluzione, una via d'uscita che pensiamo ci debba essere con quello che è IREN. C'è la società olandese, di cui ci siamo fatti rimandare la lettera, che è ancora disponibile ad incontrare IREN per trovare una via d'uscita sostenibile per la società, per una delle società che comunque rappresenta una realtà del nostro territorio. Quindi mi viene da dire, quando ho sentito tanto parlare di trasparenza,
Dov'è stata la trasparenza da parte della provincia in questi anni per quanto riguarda i documenti, per quanto riguarda fornire una mediazione per dare tutto quello che era il piano finanziario, quindi farsi da tramite per recuperare il piano finanziario e fornirlo all'associazione che si occupa da anni di tutelare quello che è la nostra salute? Io lo chiedo questa sera perché le parole che sentiamo in campagna elettorale si devono tradurre comunque in fatti nel passato, non nel futuro, perché sennò sono solo promesse. Quindi quello che vorrei capire era come obiettiamo quello che ci hanno presentato e come sosteniamo che la trasparenza in futuro sarà sostenuta se non c'è stata in passato. Allora, grazie Pizzarotti. Abbiamo presentato tante volte programmi, progetti e ragionamenti da parte del candidato del centro-sinistra legati all'ambiente, alla salute. Guarda che uno si possa fare anche un'opinione confrontando diversi punti di vista, ma contraddittorio c'è tra di noi, almeno su questo lo teniamo, ripeto, senza la presunzione di aver mai la verità in tasca, però partendo da una convinzione molto forte. Io ho sempre avuto grande attenzione ai temi ambientali, la mia storia lo dimostra, e anche affrontando il tema dei rifiuti, che è un tema molto complesso, perché si producono tutti i giorni, e se il sistema non funziona, non spariscono magicamente, ma rimangono in strada. Anche affrontando questo tema, visto che si è parlato di trasparenza, quando noi abbiamo cominciato a fare la pianificazione di come risolvere il problema del piano territoriale, non ci siamo accontentati delle norme di legge che prevedevano il consultazione e il coinvolgimento nella conferenza dei sindaci. Abbiamo applicato una norma che si chiama Agenda 21, perché ci ha dato la possibilità di coinvolgere anche altri portatori di interesse, comprese le associazioni ambientaliste e altri. Questo per dire che la trasparenza attorno a questo tema, per quanto riguarda l'amministrazione provinciale, è sempre stata totale. Altri, non lo so, ognuno porta le sue responsabilità. Noi abbiamo fatto il piano, ed è un piano ambizioso, coerente con le nostre convinzioni in tema ambientale. Eravamo circa il 17% di raccolta differenziata nel 2000, quando io ho cominciato a occuparmi di questo problema. Ci siamo posti l'obiettivo tutti insieme di fare un piano molto ambizioso dal punto di vista ambientale, perché dicevo, vogliamo arrivare in 10 anni al 56%. Tutti dicevano, sarà impossibile, siamo stati i migliori in Italia, oggi siamo